Giorgio, siamo nervosi perché la gente impazzisce. Cioè, la gente impazzisce. Oh, Orsini, caro Parenzo, ti offro un Orsini. No, ti offro un Orsini. Ti offro un Orsini. Non importa, grazie. Come no? Come fatto? Come fatto? Gli Stati Uniti hanno capito che la guerra contro Hamas è persa. Vai. Gli Stati Uniti hanno preso atto che la guerra contro Hamas è persa. Il messaggio è: la battaglia purtroppo è persa. E l'obiettivo di eliminare Hamas dalla faccia della terra non può essere raggiunto. Dopo 5 mesi di massacri abbiamo 31.000 civili morti, 14.000 bambini massacrati, Hamas è sempre lì. E adesso ti faccio sentire una cosa meravigliosa del professore, che parlando con Eter Parisi in un collegamento via... Con chi ha parlato? Con la signora Eter Parisi, lo sapevo che impazzì. Non ho capito, scusa, non ho sentito. C'è il professor Orsini, sì. Professore alla LUIS, di non so più che sociologo del terrorismo, non ha si fatto può parlare... dei saggi. Sì. Non ho capito. Si è messo a parlare sui social. Di saggi internazionali, sì. Un uomo che dice di essere minacciato da non si sa chi, al centro di 1000 complotti, un uomo dal successo incredibile, un uomo straordinario e strepitoso che scrive sul Fatto Quotidiano, uno dei più fini analisti di scienza della politica internazionale. Con chi è che ha parlato? Con Eter Parisi, con Eter. Ma perché, che male c'è? Non ho capito. Vostro onore? È tutto. Vostro onore? È tutto. Non ho altre domande. Allora, sostiene di non andare al cinema perché deve leggere. Questa però è molto bella, devo dire, no, la verità. Ma io lo dico per... A me dispiace per Eter Parisi. Senti. Tu pensavi che... A me dispiace per lei, non per lui. Senti. Ti piace il cinema? Mi piace tantissimo, però ti dico la verità, non ho più il tempo di andare perché la mia vita è presa completamente dagli studenti, certo. Laureandi, la ricerca scientifica, i libri che devo leggere, perché la gran parte poi della mia vita è assorbita dalla lettura di libri, di articoli scientifici, lettura, di certo. Fine, stesso devo scrivere ma li capisce quando li legge? E mi dispiace, questo è un grande impoverimento, non ho tempo di andare al cinema, non ho più. Porca troia, andasse al cinema, ci farebbe un favore a tutti noi se andasse al cinema, glielo pago io, cazzo, il cinema, Orsini, è che la sua vita è assorbita, sì. È assorbita dai libri che deve leggere. Senti questa, grande colloquio, Orsini, Eter Parisi, vai. La verità sulla guerra in Ucraina è che l'Ucraina e la NATO hanno perso e la Russia ha vinto. Sei d'accordo con questa affermazione? Sì. Questa è un'affermazione assolutamente vera, perché questi sono i dati che provengono dal campo, e il fatto che tu però riporti questa verità con tanta disinvoltura, in realtà mi costringe a dire che questa frase in Italia non la dice nessuno, cioè nessuno dice in Italia la verità, nessuno. Ogni giorno si sente dire che Putin ha vinto, che Putin è più forte, che Zelensky è un coglione, un drogato, un figlio di puttana. Orsì, cioè, ma dove? In quale mondo sei? In quale mondo vi... Ecco, appunto, perché non vai, non vedi, non osservi il mondo, leggi, perché leggi i libri. Gianfranco da Torino, vai. C'è un messaggio di uno dei nostri collaboratori della Zanzara, che si chiama Dario, non voglio dire il cognome per ragioni di riservatezza. Che dice? Perché lui non vuole che si dica che lavora per la Zanzara. Allora si chiama Dario, che mi dice: caro David, oggi sono stato costretto a tagliare 45 minuti di questa robaccia. Sì. Li voglio indietro. Gianfranco Torino, vai. Pronto? Sì, dimmi Gianfranco, dimmi. Ciao. Dai, forza. Volevo sapere da due giornalisti molto intelligenti come voi. Come Orsini. Sì, perché dimmi. Siete molto intelligenti, no, come giornalisti. Orsini 2, ecco. questo dove 2. Hanno messo l'ufficio paga della NATO. L'hanno messo al confine, ecco, con la... Questo è Orsini 2. In quale università insegna, professore? Mi scusi, professore, in quale università insegna lei? Io? All'università che avete insegnato voi. Scusi Gianfranco, ma lei è fascista? Sì, puoi ben dirlo. Ecco, lo sapevo, perché mi ricordavo una voce del passato. Puoi ben dirlo. Cioè, lei è un ammiratore. Non sono fascista. Che cos'è? Sono ammiratore del signor Duce. Del pelatone, diciamo, di Sua Eccellenza Benito Mussolini, giusto? Che cosa ammira di Sua Eccellenza? Esatto. Ma lei. Esatto. Ecco, lei rivede in Putin un po' di Sua Eccellenza? Rivede il signor Putin un po' di Sua Eccellenza? No, 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 volevo solo sapere dove è l'ufficio paga della NATO. Qua, a Radio 24. Perché ci vado anch'io. A Radio 24. Visto che sono molto ben addestrati e pagati da noi e non intervengono mai da nessuna parte.
Volevo saperlo anch'io, vado anch'io a fare la guerra così. Scusi Gianfranco, ma Sua Eccellenza Benito Mussolini cosa avrebbe fatto secondo lei al posto di Putin in questa situazione? Ah, non lo so io. Ma lei è un ammiratore. Sono passati molto anni. Però lei dice che è un ammiratore. Sono passati molti anni, perciò sì. Non posso sapere. Beh, ho capito, però che avrebbe fatto Benito. Ci ha trascinato in guerra però, ha portato l'Italia al disastro, direi. O no? E adesso in che disastro siamo? No, non siamo diverso. In un disastro di guerra, ma siamo in un disastro di povertà. Santo da Catania, ciao Gianfranco. No, santo rimanga a dormire con Benito. Santo da Catania, dimmi, santo. Dimmi. Sì, buonasera.